Che hai? Ho litigato con mia sorella. Ancora? Può andare via. Dice che non verrà neanche al matrimonio. Beh, so cose che si dicono. No, no, fa sul serio. Sta a preparare le valigie. Domattina cambierà idea. Quanto sono stanca. Su. Quanto sono stanca. Piangi. Io un po' da là. Alice lì, non me va. Che importa, è un amico. Lo so, ma è tanto tempo che voglio parlare un po' sulla gotta. Va bene. Vieni qua, vieni. Mettiamoci qua. Come quando ci siamo parlati per la prima volta. Ti ricordi? Eri venuta a bussare alla porta con una faccia. Lo credo, stavi a piantare un chiodo dentro al muro e mi avevi buttato giù lo specchio. Non si è rotto, però. Ma chi si crede di essere lei? Il re dell'universo, eh? Quanto m'eri antipatico. Abitavi qui da 2 mesi e quando scendevi per le scale non mi salutavi mai. Sono passati 2 anni. Com'è lontano quel tempo, eh? E com'è diverso. Eppure c'era già la guerra. Già. Tutti si illudevano che sarebbe finita presto e che l'avremmo vista soltanto al cinematografo. E invece... Ma quando finirà? Ci sono dei momenti che non ne posso proprio più. Quest'inverno sembra che non debba finire mai. Finirà, Pia, finirà. E tornerà pure la primavera. E sarà più bella delle altre, perché saremo liberi. Bisogna crederlo. Bisogna volerlo. Vedi... Io queste cose le so, le sento, ma non te le so spiegare. Lui sì saprebbe farlo. Lui è un uomo istruito che ha tanto studiato, viaggiato. Sa parlare bene lui. Ma io credo che sia così. Che non dobbiamo aver paura né oggi né in avvenire. Perché siamo nel giusto. Nella via giusta, capisci, Pina? Sì, Francesco. Noi lottiamo per una cosa che deve venire, che non può non venire. Forse la strada sarà un po' lunga e difficile, ma arriveremo. E lo vedremo un mondo migliore. E soprattutto lo vedranno i nostri figli. Marcello e lui. Quello che aspettiamo. Per questo non devi aver paura. Mai, Pina. Qualunque cosa succeda. Vero? Sì, Francesco. Ma io non ho paura. Mai.